Andiamo con noi. Parto prima dal capitano, il Capitano. presidente. Ah, presidente, un 2-1 è una partita tosta, bisogna rimetterla a posto, bisogna rimettere a posto la classifica, perché poi ci sono i playout. C'è solo un problema, che questi disgraziati maledetti giocano solamente se io metto in palio qualche pizza. Ah, ho capito. Solo Quindi così è loro. una questione di Ecco, mangiare. sì, proprio è un magna magna. Abbiamo con noi subito, subito. Lello, un 2-1, bisogna portare a casa questi 3 punti perché i playout sono imminenti, Ah, eh. sì, hai pienamente ragione. Stessa intervista Ciao dell'andata. padre di tutto. Abbiamo qui Carletto Mazzone, allenatore di Fare Sviluppo. Carletto, vieni, vieni, Carlo. Abbiamo con noi Carlo Mazzone, allenatore di Fare Ciao Sviluppo. Allora, Carlo. Oh. Ciao, Allora, noi dalla panchina ci Cesare. stiamo divertendo, una bellissima partita, giocano tutti quanti veramente bene e speriamo di vincere. Attenzione, quasi quasi È una diretta. gara da vincere perché bisogna arrivare tra le prime Bisogna 8 vincere, adesso. sì, perché come ha detto Antonio, insomma, abbiamo fatto 7 belle partite, 6 vittorie, insomma, speriamo bene. Adesso è una squadra tosta, giocano sempre insieme. La coppia d'attacco tutti i ragazzi, è Meno una male, squadra tranquilla. abbiamo formato un bello organico, speriamo, insomma, di portarci a casa la vittoria. In bocca al lupo Cesare, ci vediamo alla Crepi, fine. crepi, grazie. Ecco qui, partita. Abbiamo con noi il signor Miraglia. Miraglia scappa, si sta riscaldando, deve fare sua agitazione. Adesso ecco qui Ignazio Signorello, il tiro. E il tiro, c'è il gol, il 3-1, in diretta, 3-1. Anzi, 2-2. Scusate. Sono arrivato in ritardo. Fare Sviluppo ha pareggiato il 2-2. No, mi emoziona la vittoria della Roma. Avevamo detto Fare Sviluppo che era una serie positiva di 7 partite. Bottega deve evitare i playout per non retrocedere in Serie B. Adesso ancora Ignazio. Credo fallo laterale per i bianchi di Fare Sviluppo. Sì, è giusto. Abbiamo adesso Taggio è svenuto, qualcuno l'ha colpito. Abbiamo con noi Claudio Miraglia. Allora, Claudio, una Dica. partita conclusa il primo tempo 2-1, adesso 2-2, è da rimettere a posto. Sì, spero che col mio rientro riesca almeno a riaggiustare un po' la difesa, in modo che così i nostri attaccanti riescano a fare il gol. Claudio, quali sono i problemi di questa squadra che sta lottando per evitare i playout? Abbiamo perso punti all'inizio, di cui adesso qualche punto lo stiamo prendendo giusto alla fine. È più in forma di questa squadra, chi vedi? Il nostro Presidente? attaccante, Ah, no, il è nostro attaccante l'attaccante numero Lello. 11, Lello. Lello, ho capito. In faccio un bocca al lupo, poi ci vediamo alla fine. Crepi lupo. Partita che continua qui dal seminario di Via Napoli 2-2. E adesso c'è una rimessa. Sì, è bianca, è giusto. C'è ancora Spedire. Gran palla, esce il portiere. Adesso esce con i piedi. E c'è Glaucune che prende questa palla, rinvia, palla rispedita al portiere. No, adesso l'arbitro ha fischiato una punizione, forse non c'era. Faccio intervista, poi faccio intervista. Allora abbiamo. C'è Pasquale Di Domenico che va a battere questa punizione. Una punizione. Il Glauco si fida di Pasquale. Sta tirando Pasquale e fa male a fidarsi. Tira fino in calcio d'angolo. Attacca a fare sviluppo. Ancora respinta. Si ripete calcio d'angolo. Batte palla alta. Prende Di Domenico Pasquale. La palla messa va sbagliata. Sbaglia tutto Di Domenico. Fa laterale la bottega che riparte. Cerca di ripartire. C'è una punizione da bottega. Questa è una gran palla. Adesso c'è Di Domenico che va, scatta col presidente, viene rispedita. È una gran palla questa. Chiude Mazzio. Chiude Mazzio. Fa laterale ancora, chiusura. C'è anche un'altra. Ogni battuta, eh? A 5
5 metri, sono ammonito. Chiedo scusa, signore. No, 5 metri. Matteo Bottiga. Partita che si accende, i tifosi sugli spalti iniziano a contestare le squadre. Qualche sassaiuola prima della gara c'è stata. Adesso Di Domenico il tiro, il 3-2. 3-2 di fare sviluppo. E allora sta uscendo Bottiga, silenzio stampa per Bottiga. E adesso bisogna ripartire. 3-2 per fare sviluppo. Riparte il presidente Stefanelli. 1-2. Questo è un round 1-2. Lo guadagna Stefanelli. Il tiro. C'è la deviazione. Non va. Attacca il tiro fuori. 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 Sotto i piedi. Sotto i piedi. Fuori. Mi dicono sotto i piedi. Ed ecco qui sotto i piedi la palla che arriva. Ehi, la palla. Dove sta la palla? Invia Glauco, palla per Stefanelli. Da. E gli prende palla. Palla bianca. Adesso a ribattere. Continua la sassaiola dei tifosi fa sviluppo. Secondo me in questo momento bisognerebbe sospendere la gara, che sono episodi che fanno male al calcio. Ancora Di Domenico, il tiro, respinta, sbatte fuori. Bottiga, Bottiga non riesce a mettere la palla a posto. Adesso c'è Lello Taggio che chiede una sigaretta alla panchina, ma non gli viene data. Calcio d'angolo, viene battuto Di Domenico, un po' distratta per lo guardia la Bottiga. C'è Taggio che va da solo. Taggio 20 anni fa riusciva in questa impresa. Adesso tiro fuori, tiro fuori, tiro fuori, ci vuole la palla. Arriva, arriva la palla. Adesso riparte Stefanelli, ancora Alessandro perde palla, Di Domenica, e adesso andrà in palla dentro, c'è il calcio d'angolo, calcio d'angolo. Ancora fallo laterale per fare sviluppo, Bottiga non riesce a uscire dall'area di rigore. C'è Mazzeo, il tiro di Mazzeo respinta da parte del presidente. Non sappiamo con quale parte del corpo. Invia il portiere. Mazzeo Diaz è a terra a allacciarsi la scarpa. Esce il presidente. Presidente, una partita che si è messa male dopo la fine del primo tempo. Adesso 3-2. Per fare sviluppo, cosa è successo? Non riuscite più a giocare? Due, a noi la fine del primo tempo ci fa male, perché allora stiamo carburando e quando ci fermiamo, ciao, adesso ci riprendiamo gli ultimi 5 minuti. Ah, speriamo. Quando la partita è tardi. No, ho capito, ho capito. Va bene, presidente, ti lascio la partita. Adesso riparte ancora. Palla respinta a Mazzeo. Adesso c'è Stefanelli, riparte la Bottiga. Dai. Adesso Alessandro, questa è una grande palla presa. Mazzeo il tiro, la risposta del portiere della Bottiga. Non riesce a uscire. Sta giocando nella metà campo avversaria, fa il sviluppo, accelerato. E adesso questo momento importante, palla per Mazzeo. Mazzeo viene presa la palla, adesso c'è ancora Di Domenico. Tiro fuori, il tiro fuori, no, palla al portiere, palla al portiere, ancora, adesso c'è la gran palla, c'è, Taggio fa il difensore in questo momento, una parata di Locone che fa valere la sua stazza fisica. Adesso c'è Ignazio, porta palla,
palla per Glauco che spazza. E adesso c'è la difesa, in questo momento è partita un po' caotica questa partita. Parla per Glauco. Questa ci sarebbe una punizione per Bottega. Viene fischiata l'arbitro. Palla ancora per Stefanelli. No. Non va Bottega, non va. Adesso ancora a fare sviluppo, che porta palla. Adesso una gran palla di Domenico ancora. Il tiro e viene battuta. È rossonera in questo momento. Adesso Mazzio invia la palla, viene respinta. Alessandro, adesso no. Questa sì, c'è la punizione. Viene preso il piede d'appoggio. C'è Stefanelli che avanza. Stefanelli, palla per Taggio. Taggio ancora, viene messa la palla in mezzo. C'è ancora, viene la palla per Bottega. Guarda Taggio. Uno vicino. Taggio si procura una punizione di esperienza. Ancora viene. Adesso attenzione. Ci poteva essere un errore. Poteva chiuderla. Palla per la Bottega. Bisogna mettere la palla a terra, se no non si fa strada. Questa è una gran palla. Gran gol. Questa è una grande azione. Una gran palla dei due fratelli Stalio e Olio. C'è il 3-3. Disattenzione, la difesa fa sviluppo. Ma una gran palla. Attacca Mazzeo. Palla per Ignazio. Ignazio palla per Antonio Mazzeo. Antonio. Antonio sta pensando al 26 maggio, alla finale di Roma-Lazio. Quanto vuoi? Guarda! Quanto vuoi? Io che sto dicendo mo? Quanto vuoi? Adesso ancora Mazzeo. Che viene presa. Palla! Palla persa, ingenuità. Palla laterale. Per fare sviluppo. Ancora fare sviluppo. Questo è un gran tiro, potrebbe essere. Viene intercettato. Questo. Dai, vi fermate! Questo è il gol, ma il portiere questa volta ha commesso un errore, erroraccio. Palla sotto le gambe. 4-3 per fare sviluppo. Non riesce ad accelerare la squadra del presidente della Bottega. Adesso stiamo sul 4-3 per fare sviluppo. Palla dentro, Miraglia non arriva. E adesso fare sviluppo con molta calma. Abbatte il fava laterale. Palla recuperata da Miraglia. Taggio la perde. Ancora 1-2. E adesso se ne va. No. E adesso il tiro, la deviazione. C'è il calcio d'angolo. Vicino al quinto gol, fare sviluppo. Va avanti Mazzeo, tiro, deviazione, calcio d'angolo. Ancora per fare sviluppo. Bisogna stare attenti. Tiro. Deviazione. Ignazio. Spinge, tiro fuori. Tiro che va a finire fuori. Deviazione. Palla che va a battere Miraglia. Ancora largo. Respinge Mazzeo. Adesso è bianca. Occhio, rimane, palla per fare sviluppo. Rimani. C'è qualcuno, logicamente. Adesso iniziano a venire gli oggetti dal pubblico. Ecco. Alla tribuna dove sono 4, era il terzo, era prima. Ecco. I tifosi di fare sviluppo buttano oggetti in campo, giustamente,
No, questo lo sai che è la bottega. Sono di lavoro. Vai, tiro la grande parata di Glauco. Cesare. E spinta. Adesso c'è Pasquale Domenico che copre palla. Cerca di appoggiarsi, palla per Ignazio, palla dentro, ma esce il portiere. Ecco che cosa lanciano i tifosi di fare sviluppo. Vogliamo... lascio qui. Qui la partita potrebbe essere sospesa da un momento all'altro, perché le tifoserie ormai stanno a stretto contatto. Le forze dell'ordine non riescono a mantenere la calma. Ma la partita va avanti. Sempre 4-3 per fare sviluppo. Tiro con l'esterno, palla per Di Domenico che stoppa una palla difficile, ma la palla va a finire fuori. Riattacca la bottega. Adesso ha arretrato un po' a fare sviluppo. C'è Miraglia che attacca, perde palla, fallo laterale. Prima. E attacca bottega. Ancora. Glauco! Ehi! Beh, basta! È 15, eh! La prossima volta fai conto te tu! No, Lucio! Rimani qua, no! Alessandro! Ehi, ma le chiavi ce l'hai tu, lo spogliatoio? Parte il portiere. Dai, con calma, con calma. Buona Gianni. Spengo io un po'. Lasciare acceso ma non parlare. Però non si c'è la punizione. I pallini che giocano pallone lo sanno che se entri così fai male, ma se C'è la prova TV, attenzione. La dico a morti, no, perché è comitata, ti faccio cacciare. Tra tre giornate. Scusi, avvocato. Adesso c'è il
giudice. Chi è il giudice sportivo della Serie A? Tosel. Va la tocca, va! Sì! Giratevi! Ah, un Foggia, lui non sei Foggia, no? Allora, facciamo quella da domenica, quando faccio il fuori così, no? Ti ricordo io. A me ne facciamo un uomo agli euro. Che non lo so quanto possono vedere. Piano, Vai così. Chiudere! Grande! Dai, 4 pari. Dai!
di suo! Ehi, ognuno il suo, uno dietro qua, uno dietro! Ma se no la partita è 6-7.